Io ho scritto un libro che con mia sorpresa è stato letto da moltissime persone nel mondo e direi che la riflessione che posso fare è a posteriori, perché ha funzionato, perché le persone si sono interessate a leggere questo libro che parla di fisica teorica in tante, anche se diciamo, in molte di più di quante si interesserebbero di fisica di per loro. E credo che una delle risposte sia questa. Molta divulgazione scientifica è scritta per persone appassionate, per chi è curioso di sapere tanto, di sapere di più su un argomento, sulla fisica, per esempio. Il libro che ho scritto non è scritto per queste persone, è scritto per chi a priori non ha un interesse in fisica e l'idea centrale era stata quella del libro di ogni argomento di dire solo una cosa centrale importante, senza semplificare nel senso di dire cose inesatte, semplificando nel senso di andare, di esprimere il punto centrale della cosa, dell'idea. E penso che questa è l'idea utile che ha funzionato per il libro ed è importante. E in fondo, come dire, è l'idea dell'enciclopedia stessa, no? Nel Settecento l'enciclopedia con l'Illuminismo nel XVIII secolo ha cambiato il mondo. C'è un sapere, l'umanità ha un sapere vasto, diffuso, è possibile prendere all'interno di un ambito di sapere le idee centrali e comunicarle in maniera che siano comprensibili a tutti. In fondo, Wikipedia fa questo, mi sembra, in maniera efficace, sta mostrando che lo si può fare.